Benvenuti, la 15ª festa di Festoria sta per prendere il via. Siamo qui con il primo gruppo che darà il via alla festa, sono i Damien. Arrivano da Pesaro, sono in tour ormai da 40 date e hanno da poco inciso il loro primo disco. Ve li presento, loro sono Ernesto, Enrico, Damiano. Bene, parliamo con Damiano, il cantante. No. Io, lui il batterista. Perdonate. No. Con Enrico, il cantante del loro primo disco, che è stato inciso a marzo, se non sbaglio. Parlaci un po' del vostro disco. È stato inciso a novembre ed è uscito a marzo. Si chiama Mart Art, sono 11 canzoni e lo stiamo portando in giro, insomma, è un disco... Il nostro primo disco sotto etichetta, che è Sweet Side di Genova, e niente, lo facciamo ascoltare in giro in tutta Italia e i prossimi mesi probabilmente anche fuori dall'Italia. Via da Saronno dove sarete? Via da Saronno saremo a casa di nuovo, a Pesaro. Suonerete a Pesaro? No, a casa a Pesaro. Riposo. Un po' di riposo, un po' di relax dopo. Ecco, parlavamo, sono 40 date, hanno fatto 40 date. Damiano, com'è stata questo viaggio? È stato bello, è stata una bellissima esperienza, non nascondo che abbiamo faticato perché comunque siamo in una multipla Metano con tutti gli strumenti in spalla e ci giriamo praticamente lo stesso, abbiamo fatto 25.000 km in 3 mesi, è stato bellissimo perché comunque conosci gente nuova, vedi posti nuovi. Questo si chiama rock and roll, si chiama. Sì, lo chiamano rock and roll, lo chiamo esperienze di vita, di vita bella, insomma. Ecco, raccontaci come siete capitati, come arrivate a Saronno a Festoria. Siamo arrivati qua perché abbiamo suonato in un altro festival qui vicino a Milano, a Cornaredo, che si chiama L'Altra Festa, e a vederci nel pubblico c'era adesso un nostro amico che si chiama Davide Darra, che penso sia del comitato organizzatore di Festoria, e ci ha visto, è rimasto colpito dal nostro live e ci ha invitato a venire qua a Saronno. Ecco, con tutto il caos che ci infagotta, parliamo del vostro disco. Titolo? Allora, il titolo si chiama Mart Art, che vuole dire a grandi linee supermercato arte. C'è una barra di mezzo tra le due parole, quindi il nostro disco magari è la barra che sta nel mezzo. parliamo del lavoro, come nasce, quanto tempo vi ha impegnato. Certo, allora il lavoro nasce, chiaramente siamo un trio rock, basso, chitarra, batteria, quindi nasce in sala prove. È nato in sala prove durante tutto lo scorso anno e abbiamo fatto tutta una serie di pezzi, di canzoni, anche abortite magari a metà, e insomma le 11 che sono finite sul disco erano quelle che al momento ci piacevano di più, e poi siamo stati a novembre in questo studio a Tortona, ad Alessandria, da Riccardo Gamondi, Rico, che è diventato anche il nostro amico degli Walkie Talkie, a registrare il disco. In una settimana di prese e via. Ecco, musicalmente si può dire che si rifà a qualche grande del rock, a qualche ispirazione? Chi sono i vostri guru, ecco, mettiamola? Oddio, noi iniziando a suonare eravamo dei patiti di Muse, Nirvana, Radiohead anche. E insomma, poi nel tempo, diciamo che questo disco non direi che si rifà a una di queste cose, cioè, diciamo che questo è il motivo per cui tra noi abbiamo iniziato a suonare, magari per una passione comune per queste cose. Amavate lo stesso genere di musica, esatto, e poi certe sonorità e quindi è venuto naturale a suonare insieme e iniziare a fare pezzi nostri. Questo disco è venuto dopo un po', dopo un disco autoprodotto, dopo vari demo, fatti ascoltare, altri mai fatti ascoltare a nessuno, quindi... Ci saranno novità questa sera, Saronno, rispetto al tour? Ci sarà una canzone nuova, quindi... Bene, l'ultima domanda, poi chiudiamo l'intervista di Damien, che apriranno la 15ª edizione di Festoria. Come ti trovi a Saronno? Parliamo del clima, quando siete arrivati in questa città, nella provincia di Varese, molto più vicino a Milano che... Sì, siamo arrivati dopo un lungo viaggio travagliato, quindi fa piacere essere arrivati. E diciamo l'accoglienza, dai, sembra buona, quindi c'è un bel ambiente. Bene, vengono dalla città di Valentino Rossi, quindi non si può che augurargli che sono dei campioni, grazie.
grazie a tutti, buona serata. Benvenuti alla 15ª edizione di Festoria, che si apre questa sera e si apre con il gruppo dei Yodorama. Siamo qui con Fabrizio, il cantante, a cui chiediamo innanzitutto se è la prima volta che venite a Saronno a Festoria. No, siamo già venuti l'anno scorso e l'anno scorso avevamo aperto alla Stasia Merci Miss Monroe e quest'anno invece ci hanno richiamato, hanno detto dai ragazzi, è andata bene l'anno scorso, noi eravamo entusiasti di Festoria, ci è piaciuto tantissimo l'ambiente, poi a Saronno in qualche modo siamo legati per varie vie, anche traverse rispetto alla musica, e siamo tornati molto volentieri. Stasera prima di noi suoneranno i Damien, dopodiché ci sarà il nostro concerto. Purtroppo il tempo, si spera che il tempo non ci è molto amico, e comunque sia, bello o brutto che sia, suoneremo al chiuso, ma questo non è un problema. Festoria non è soltanto lo spazio, è proprio lo spirito che c'è in Festoria che ci piace, quindi siamo straentusiasti come al solito di essere qua. Bene, l'anno scorso, un anno e mezzo fa se non sbaglio, è uscito il vostro primo disco che sta girando sulle principali emittenti televisive. Come sta andando il disco? Cosa presenterete questa sera? Ci saranno novità? Allora, il disco Nient'altro che Madrigale è uscito nel febbraio del 2007, ormai di tempo ne è passato, c'è stato un tour in Italia, quindi comunque ci siamo messi a lavorare sodo su i nuovi brani del prossimo disco. Stasera ne presenteremo 4 nuovi e Nient'altro che Madrigale intanto ha ormai appunto sta ancora vendendo in tutta Italia, ma è tempo di dare qualcosa di nuovo al nostro pubblico. Nel frattempo il nostro video sta girando su All Music, Il Testamento di un Pagliaccio, e basta, quindi insomma è tempo di novità, solo che è una cosa lunga. Intanto abbiamo tutto il nostro tour, le nostre date da fare eccetera eccetera, però ci teniamo che esca un nuovo disco, perché comunque la gente che ci ha, che ci segue da tanto tempo, ormai è il caso che a proposito di novità, il panorama rock alternativo italiano come sta andando? Si sta evolvendo? Ci sono, dopo un periodo abbastanza di stasi, di come sta procedendo? Secondo me, allora, io sono uno di quelli che la pensa positivamente, cioè molto spesso si fa confusione tra la crisi che c'è per esempio a livello economico, la crisi che c'è a livello musicale, la crisi che c'è a livello discografico, si fa confusione con la crisi che ci può essere a livello creativo. Secondo me a livello creativo ci sono un sacco di realtà interessanti e non me la sento di castigare il mondo discografico, cioè nel senso non me la sento di castigare gli artisti perché il mondo discografico è in crisi, capisci? Gli artisti che ci sono in questo momento in giro, secondo me, hanno delle buone idee e la cosa sta rinascendo, soprattutto nell'ambito di un genere che può essere rock alternativo, comunque un rock libero da etichette. In quel campo secondo me sta nascendo qualcosa di carino, sta soltanto, diciamo, alle persone in alto accorgersene, magari dare una mano agli emergenti che si fanno un culo. Ecco, non è mai bello, sono il primo a condividere questa cosa, etichettare magari il genere musicale, ma per chi non vi conosce e magari vede questa intervista per la prima volta, a quali genere di artisti vi ispirate, a quale genere di band, magari se c'è qualche ispirazione vostra che vi ha dato? Guarda, abbiamo delle ispirazioni, siamo in 5, abbiamo ispirazioni totalmente diverse tutti quanti, siamo veramente a ognuno da una parte, uno da una parte, uno dall'altra. Ti faccio un esempio, ecco, ti posso dire degli artisti che stimiamo molto tutti e ti posso dire quelli che stimiamo tutti e 5. In realtà ognuno viene da influenze molto lontane. Stimiamo per esempio Franco Battiato, Radiohead, stimiamo i Muse, io per esempio, cioè a me piacciono tutta questa parte dei Muse, dei Radiohead, ma ascolto tantissima altra musica. Ho avuto un periodo di System of a Down, ho avuto vari periodi e tutti quanti abbiamo avuto vari periodi. Il chitarrista alterna il jazz al rock pesante e il nostro batterista e il bassista sono cresciuti a suon di metal americano, modello Pantera per dirti. Il violinista anche lui ascoltava death metal, poi PJ Harvey, ascoltiamo tutti del trip hop, cioè veramente è un pastone, è un continuo passarsi la musica e ascoltarla insieme,
sempre senza pregiudizi. Non c'è uno di noi nella band che abbia un solo genere musicale nel cuore, diciamo. Bene, 360 gradi di rock, insomma. Sì, diciamo i 360 gradi di rock. E poi, oltre questi 360 gradi di rock, tutta un'altra poesia un fatto anche, sai, l'elettronica. Devo dirti la verità, ogni tanto cioè, apprezziamo, per dire, la botta che può avere la techno, oppure degli artisti come i Prodigy, che sono considerati dei riferimenti per noi comunque, perché hanno mischiato bene i concetti, capito? Quindi una fusione per questa prima serata di Festoria. Ringraziamo Fabrizio della disponibilità. Grazie mille. Se vuoi ripetere il nome del disco. Allora, il nostro disco si chiama Nient'altro che Madrigali. Noi siamo gli Io Drama e ci trovate su myspace.com/iodrama. Grazie mille, ciao a tutti. Sabato 5 settembre siamo qui con Andrea e Marco, componenti dei Grenouille. Faremo un paio di domande, sono loro il gruppo che aprirà, insomma, questo sabato sera del Festoria. Innanzitutto, prima domanda, una piccola curiosità: il nome Grenouille presuppongo sia un rimando al romanzo di Suskin, insomma, sì, esatto. Profumo? Sì, esatto, Profumo. Il motivo ti devo spiegare? Sì, se vuoi. Sì, sì, no, tanto me lo chiedono sempre. No, allora, il motivo è questo qua: a parte il romanzo, che è un bellissimo romanzo, è il motivo è legato al personaggio, nel senso che il personaggio è molto affascinante, è una specie di figlio di nessuno che viene ossessionato dalla sua capacità di creare gli odori e cerca di ricreare l'odore delle passioni. Ci piaceva molto perché sembra ha molta affinità secondo noi con la figura dell'artista, che fa un qualcosa con la sua arte per creare qualcosa di nuovo. A volte ne viene ossessionato, a volte ne viene addirittura travolto, e quindi il motivo è questo. Poi un altro motivo, il secondo motivo, è perché comunque questo personaggio è stato citato anche da un gruppo che noi, perché per noi è un punto di riferimento, che sono i Nirvana, in una canzone di Nuvole. Questo. Grenouille però non fa una bella fine, viene sbranato dai popolani, insomma. Sì, esatto. No, esatto, non fa una bella fine. Secondo me in quel libro c'è un po' l'ascesa e la caduta della rockstar, sai, dell'artista maledetto. È una cosa che mi ha sempre affascinato molto. Una cosa, se vuoi, anche banale, a volte strumentalizzata, però io ci ritrovavo questa figura che mi piaceva parecchio. Alla fine comunque finisce male, sì, viene sbranato dalla gente. Sì, appunto, hai citato Nirvana, molti dicono, fanno insomma dei paragoni abbastanza importanti su di voi, alcuni dicono Soundgarden, alcuni Nirvana, altri sonorità, alla Marlene Kunz, queste insomma etichette pesano un po', vi fanno piacere, vi danno fastidio? No, se non pesano, non danno fastidio assolutamente, comunque ognuno è libero di dire quello che vuole. Casomai spaventano, nel senso che essere paragonati agli After Hours dopo aver prodotto soltanto un disco di 9 tracce è una cosa che a me personalmente spaventa. Però non può farmi che piacere, tra l'altro ci hanno sempre paragonato a gruppi che a me piacciono e che comunque sono gruppi a cui noi ci facciamo parecchio, cioè sì, mi fa piacere anche che hanno colto comunque più o meno da dove veniamo, questa cosa qua fa piacere, assolutamente. Ho notato appunto che cioè, nei vostri dischi le vostre tracce sono tutte in italiano. Ieri sera per esempio abbiamo intervistato un gruppo che cantava in inglese, faceva riferimento a questa scelta esclusivamente per poter importare e esportare il loro prodotto. Cosa ne pensi di una giustificazione del genere, giusto perlomeno? Com'è la vostra scelta proprio di buttarvi solo sull'italiano? Ma loro facevano solo pezzi in inglese o solo pezzi? Bah, allora io e i Grenouille, nonostante il nome sia francese, nascono con l'obiettivo di fare pezzi rock in italiano, pezzi di rock alternativo in italiano. La decisione nostra è perché comunque quello che abbiamo sempre voluto fare. È sicuramente una cosa difficile, è una cosa più difficile che scrivere pezzi in inglese, su questo io sono convinto, cioè non ci piove secondo me su questa cosa. Molti gruppi scelgono di cantare in inglese, a me dispiace perché comunque noi non parliamo quasi l'italiano in Italia, nel senso che abbiamo 20.000 dialetti, c'è gente che veramente non sa parlare l'italiano, non per colpa sua,
e cioè fatico a capire come possa recepire dei messaggi in inglese. Il discorso di fare una scelta per andare a poi vendere sul mercato estero, io ci posso credere come ci posso non credere, nel senso che a volte è vero, a volte secondo me è una scusa per per comunque non affrontare la difficoltà di scrivere in italiano, che è un disastro, ma è un disastro per noi, cioè come per tutti, cioè è difficile, veramente difficile. Quindi io, la scelta nostra è questa e sarà sempre questa. Quando la gente mi dice canto in inglese per questo motivo, io non è che non ci credo, però insomma dubito. Invece per quanto riguarda i vostri testi, trattano insomma di alcuni di dipendenza, di anticonformismo, è difficile proporre un prodotto abbastanza definito come il vostro, magari non viene capito, magari è scomodo? Beh, allora, devo dire che quello che abbiamo cercato di fare noi era di fare una buona via di mezzo, nel senso che, però una buona via di mezzo, cioè di parlare di tematiche intimiste, ma anche di tematiche sociali, di non farlo in maniera banale, nel senso di farlo con una forte personalità, poi se ci siamo riusciti o no, quello ce lo dirà la gente che sentirà il disco. E per quanto riguarda la... non mi ricordo più cosa mi hai chiesto. No, ti ho chiesto se era proprio difficile, però cioè, scomodo, può essere scomodo, come si comporta magari il personaggio a cui volete proporre il disco. Allora, il fatto è questo, la critica, cioè quando le critiche che abbiamo letto su internet, soprattutto, che comunque sono il mezzo con cui il nostro disco è stato recensito principalmente, mi hanno fatto piacere, nel senso che i messaggi sono arrivati, almeno per quanto riguarda la critica. Per quanto riguarda il pubblico, è ancora presto, cioè mi sembra presto troppo presto per dirlo ancora, non lo so, lo vedremo probabilmente quest'anno. La gente a cui piacciamo tanto, è chiaro che cioè, cantare come i Philly del fatto che tutti diventeranno ricchi, tutti diventeranno famosi ed essere spinti dalla televisione ti fa probabilmente capire molto meglio, però non c'è neanche il messaggio, quindi a me preferisco sinceramente non essere capito e dire qualcosa piuttosto che essere capito e dire stronzate. In due secondi, se potessi descrivermi appunto la Milano dei Grenouille, insomma, nel vostro, l'incipit del vostro MySpace, in Italia non è possibile fare la rivoluzione. Sì, allora, la Milano dei Grenouille, in una parola te la descrivo, è una bolgia, è una cosa che in cui c'è dentro tutto, c'è dentro dalla cosa più poetica e più strappalacrime, più tenera che ti può venire in mente, alla cosa più brutta, alla cosa più cattiva, alla cosa più buona. È un grosso contenitore dove c'è veramente dentro tutto, ma veramente tutto, e io penso che in poche altre parti d'Italia si possa trovare una cosa del genere. E a me, siccome io penso che ci sia del buono e del cattivo in tutto, a prescindere da poi dalla divisione che viene fatta di solito da comunque i soliti poteri forti che dicono che il cattivo è questo e il buono è questo, a me piace cantare di Milano perché c'è veramente tutto e io trovo che ci sia del bello e del brutto in qualsiasi cosa. Allora, loro sono appena reduci dal loro tour, credo sia finito il 18 luglio se non sbaglio. No, il 2 agosto forse, o il 1 agosto, sono andato a Vimercate. Sì, è vero. A Brughere, all'Acropolis. Insomma, avete fatto numerose tappe, che tipo di riscontro avete avuto con il pubblico? Positivo e negativo. Ci si aspettava da questo disco un impatto un po' più veloce col pubblico. In realtà abbiamo scoperto che magari il live, nonostante sia abbastanza energico e potente, non subito va a toccare quelle corde che poi portano la persona a comprare il disco, a seguire il gruppo. Come prima esperienza di tour, ovviamente sono le date che sono andate meglio, date che sono andate peggio, quindi però direi che siamo molto soddisfatti del cammino che abbiamo fatto fino adesso, quindi... Appunto, noi stasera appunto vi sentiremo suonare. Per quanto riguarda appunto la fedeltà fra live e il disco su traccia, riuscite a mantenerlo? Svariate? Sì, la matrice direi di sì. Poi ci sono alcune differenze. Abbiamo studiato un live che possa dare un qualcosina, arricchire qualcosina, per anche invogliare comunque la gente a seguire i live.
soprattutto un po' nello sperimentare. Comunque Marco e Peppo, che sono i chitarristi, hanno sempre suonato al Moonshine a Milano, facendo molte session di sperimentazione, anche noise. Quindi questo nei live, poi in alcuni frangenti lo riprendiamo, che magari nel disco si vede meno, tranne nell'ultimo pezzo che è Moonshine Pub, che è proprio completamente noise, 10 minuti di noise. Posso dire una cosa? Certo. No, volevo dire che il disco è stato registrato per come si registravano una volta i dischi dei gruppi live, nel senso che sono state registrate le chitarre, allora prima basso e batteria in contemporanea dal vivo, poi le due chitarre e poi la voce, nel senso che è un disco fatto velocissimo, non ci sono sovraincisioni, non ce ne sono tante, ci sono giusto l'indispensabile per far uscire un disco fatto bene. E quindi con questo disco noi abbiamo puntato molto su questa cosa qua, cioè fare un disco fatto per poi portarlo in giro live, e quindi penso che sia quello che si senta, cioè se sentite il disco è come sentire un concerto. Chiaro che non puoi più farlo, nel senso che non si registrano più dischi come negli anni 70, ma un minimo di patina gliela devi dare, perché sennò non, al giorno d'oggi non sei più abituato ad ascoltarlo. Però questo è un disco che è registrato con la logica dei gruppi live, diciamo. Ok, grazie mille ragazzi, risposte esaurienti. Per chi fosse interessato, su myspace.com digiti Grenouille, trovate le tracce dei ragazzi, le loro date e informazioni, tutto quello che volete. Buon festorio. Grazie. Settembre 2009, siamo qui al Festoria con il main group della serata, sono i Lombroso. Parafrasando il loro ultimo album, Credi di conoscermi, proviamo a conoscere questo duo rock meneghino. Innanzitutto, Lombroso, se non sbaglio, è un progetto che parte 7 anni fa, quando ancora tu, Dario... Meno, 5 anni fa. Ah, 5 anni fa. Dal 2004, che è l'anno del vostro primo album. Se non sbaglio, quando tu, Dario, eri ancora membro degli After Hours. E insomma, a distanza di 5 anni, come evolve il progetto? Quanto insomma è anche difficile la vita del musicista itinerante? Gli passo il microfono. No, diciamo che è un progetto che cresce pian piano, che vive di live molto. Suoniamo molto in giro, quindi bene o male, finché non ci stanchiamo di suonare, facciamo sempre un sacco di date, soprattutto quest'anno. Quindi è una cosa che vuol dire che c'è richiesta e i gestori sono contenti di averci, quindi facciamo questo. Appunto per il live, so che sei passato da un gruppo piuttosto numeroso, ora siete invece un gruppo composizione nucleare, insomma siete in due, e chitarra e batteria, come riuscite a supplire durante il live magari alla mancanza di altri strumentisti, insomma? Diciamo che faccio io delle cose con dei loop, si chiamano. Registro io una linea di basso che poi metto in ripetizione e questa fa proprio un basso così breve, quindi in questo modo suppliamo alla mancanza. Poi sentirete. Sì, infatti, so che molto spesso avete avuto anche dei collaboratori in quanto bassisti, nel caso... Sì, cito qualche nome, il signor Marco Castolli in Arte Morgan, che salutiamo, il signor Roberto Dell'Era, bassista degli After Hours, Basso Limone, bassista di Bugo, ex bassista di Bugo. Poi? Dario Ciffo, bassista. E Agostino Nascimbeni, bassista. Per quanto riguarda il vostro genere musicale, cioè, molte fonti riferiscono un genere un retro sui 60-70, anche il vostro look, un'etichetta, no, mi riferivo al video Credi di conoscermi, comunque abbastanza Vespa, sì, retro, sì. Cappotti... mi riferivo appunto a quello, è un'etichetta insomma che non ci sta, o preferite definirvi un po' un gruppo un po' genere eclettico? Noi cerchiamo di fare musica moderna, è musica nostra, alla fine è facile dire questi sono vintage perché c'è una chitarra, una batteria, un basso e alla fine non usiamo strumenti elettronici. E tu cosa volevi dire? Volevo dire che magari sì, l'utilizzo della voce secondo me è un po' vecchio stile. Forse è quello che differenzia un po', beh, anche il look un po', no? Non so perché avere i capelli lunghi, vabbè, i baffi così, l'estetica c'è, però anche il capello lungo, che mi dico che sembro anni 70, non so, io dico che sembro il chitarrista dei Camaleonti. O il
Lemmy dei Motorhead, ecco. Tipo. Innanzitutto una domanda piuttosto semplice, il nome Lombroso, conosco Lombroso l'antropologo, c'entra qualcosa? Antropologo? Giurista antropologo. Antropologo. C'entra qualcosa con l'etimologia del nome o... A questa domanda risponde sempre Ago, perché dicevo che poi ognuno dà una sua versione, no? Okay. Qui c'è quello ufficiale, la sua. Ma in verità sì, secondo te, cioè abbiamo delle facce un po' da criminali, potremmo essere considerati dei criminali? Ma non lo so, forse il tuo baffo un po'... Lui? No, lui no, sei un bravo ragazzo. Cioè, non che tu non lo sia. Questa è la versione ufficiale. Questa è la versione ufficiale. Quella ufficiosa invece? No, beh, sì... Cesare Lombroso c'entra, però è un po' un caso, perché noi avevamo la sala prova in via Cesare Lombroso, quindi il nome è stato scelto per quello, poi chiaramente c'è un collegamento col personaggio e quindi è poi divertente anche giocarci su, però non è che abbiamo pensato prima al personaggio, è una coincidenza della via, però era un nome che ci piaceva, poi se fosse stata magari un'altra via magari non ci sarebbe piaciuto, no, non ci sarebbe piaciuto il nome, per dire, la coincidenza così, che poi nella difficoltà di dover scegliere un nome che sei sempre lì a, come dire, scervellarti nel trovare il nome bello, abbiamo trovato un nome che in qualche modo ci rappresentava, perché era il luogo da cui da tanti anni andiamo lì a provare, proprio saranno 10 anni che frequentiamo questa sala prove di Milano. So, un'ultima domanda Ago, che è una passione spassionata per Elvis, sì. Non ti faccio tirare fuori il tatuaggio, che comunque Ago ha un tatuaggio sul petto di Elvis. Andiamo a mostrarlo, vai primo piano mister. Vai, vai. È una passione che tu, Dario, non condividi o... Chiediglielo se lo condivide. Condividi? No, non è che lo ami più di tanto, però l'ho scoperto un po' con Ago, delle cose sono belle. Mi piace soprattutto l'ultimo periodo, magari il periodo anni 60, 50, 60 meno. Periodo 70, ecco... Sì, però mi piace più come musica, diciamo, musicalmente, come tipo di suono, anche dei dischi mi piace di più quello lì, che lo trovo un po' più attuale magari rispetto agli anni 60, non mi rispecchio molto in generale in quel periodo musicale. Ok, direi che con il Lombroso è tutto, grazie mille ragazzi. Viva il Festoria! Viva il Festoria, potete vedere tutto su www.pierodasaronno.it. Siamo qui con i ministri, il main group che, di questa serata del Festoria, di questo sabato 5 settembre, qui con i ragazzi, li intervistiamo, li conosciamo, per chi non li conoscesse insomma. E, insomma, subito una prima domanda, i ragazzi hanno aperto il concerto dei Coldplay il 31 agosto. E insomma, volevo chiedervi, è più, indubbiamente sarà stato gratificante aprire il concerto dei Coldplay, ma si trova più soddisfazione all'aprire un concerto di una band famosissima con del pubblico che non è propriamente il vostro pubblico, o magari anche in una realtà cittadina piccola come questa, indipendentemente dal riscontro che potete avere in questa serata o no, con il vostro pubblico, i vostri tempi, magari la vostra gente? Personalmente ho preferito, è stata un'esperienza irripetibile, e in quanto irripetibile mi piacerebbe ripeterla, però ti accorgi proprio che viviamo in un paese dove le cose vanno proprio diversamente. Detto questo, mi piacerebbe un giorno raggiungere un palco del genere, ma avendo io il mio spettacolo, e l'Italia magari non è il paese che ti dà l'opportunità di farlo. Però no, rimango sempre più felice di vedere, cioè di partecipare a un Festoria aspettandomi quelle migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone pronti a reggere i tuoi ritmi e finire a baci, abbracci e anche a birre, insomma. Suonare per aprendo ai Coldplay fa sì che quando sei su non ti godi quasi niente. Noi ci siamo goduti gli ultimi due pezzi, goduti nel senso che proprio sei lì che stai suonando veramente e senti davvero quelli davanti. Io ho respirato penso al quarto pezzo, quindi è una cosa diversa. Quello era un dire, ok, io posso fare questa cosa, cioè noi siamo capaci di arrivare qui, e la risposta è stata sì, però cioè, come diceva lui, il punto è arrivarci da
da quelli per cui lo stadio si riempie, ecco. Ecco, comunque è meglio entrare in uno stadio così che facendo tipo la nazionale attori e cantanti come fanno moltissimi che non riescono, tipo non so, Paolo Belli, fanno una canzone in una vita e poi vanno avanti a giocare allo stadio facendo la nazionale attori e cantanti. No, questo no. Però lì ha la soddisfazione di fare un fallaccio da dietro su Marco Carta, tipo... Ah, quello non è cosa da poco. Invece una domanda che avranno fatto in tutte le salse, ma volevo appunto sapere, con la famosa iniziativa di mettere l'euro nel vostro primo album, sì, era un tentativo di sensibilizzare il pubblico, una provocazione? Ha effettivamente molteplici aspetti, anche promozionali, semplicemente. Noi quando abbiamo fatto il disco avevamo l'ambizione comunque di fare un disco che potesse per la prima volta distinguersi dagli altri in un'epoca dove nasci, cresci scaricando musica, dove la musica è oramai qualcosa che non devi per forza possedere, ma puoi avere disponibile sul web. Il concetto di possedere è un'altra cosa, appartiene a un feticismo che a maggior ragione, mettendoci un euro dentro, puoi valorizzare. Se tu vai nelle colonnine di Ischia e vedi Ministri con l'euro dentro, sicuramente l'occhio ti ci cade. Poi a un altro livello si può anche dire che è assolutamente coerente col tema del disco in sé, ovvero una band emergente, perché più emergenti di così ai tempi non eravamo, che si affaccia in una cosa che ha un mercato che è distrutto, non è neanche più in crisi oramai, non è neanche più un mercato probabilmente. È un intrattenimento che è andato male e affacciandosi così disillusi alla faccenda devo dire che trae delle buone conclusioni. Tempi bui è il naturale proseguimento di quello che è, diciamo, l'affacciarsi in una realtà musicale. Ok, ora ci siamo dentro. E appunto, cioè, hai accennato al fatto del libero scaricare musica dal web, eccetera eccetera, che può essere un danno per l'artista, insomma, che produce, che un gruppo come il vostro, insomma, che tipo di posizione assumete, nel senso, o che tipo di soluzione dareste al problema in quanto voi producete musica? Ma io penso semplicemente che io sono uno che comprava molti dischi perché probabilmente mio padre mi ha cresciuto con questa cosa di comprare i dischi, i vinili in particolare. Lui penso che abbia comprato l'ultimo disco 8 anni fa. Io personalmente a casa mia il mio ultimo CD me lo sono scaricato, cioè me lo sono proprio scaricato dalla rete quando un giorno mi serviva averlo a casa. Detto più semplicemente, cioè, la musica per 150 anni, anzi meno, cos'è, sarà dal primi supporti fonografici saranno stati verso gli anni 10, la musica per 100 anni è stata a pagamento. 100 anni in tutti i secoli, dei millenni, basta, adesso torna a essere gratis come era prima. Cioè non c'è, è stato un periodo dove sono riusciti a incastrarla, però tornerà a essere quello che era prima, cioè a essere aria tutto sommato. I modi per dopo tenersela stretta, ascoltarla o riascoltarla, saranno quelli che ci sono anche oggi. Voglio dire, noi abbiamo, la gente viene ai concerti proprio per quello, per sentire come sono poi i nostri pezzi fatti da noi, dalle nostre facce, e questo rimane, e questo per ora è quello che ci fa mangiare, peraltro, per cui è la cosa più importante. Infatti sono d'accordo con quello che dice Fede, nel senso che comunque anche questo discorso della lesione dei diritti d'autori, se uno va a capire anche come funziona un meccanismo SIAE, dove addirittura di tutti gli iscritti chissà quanti soldi non sono stati incassati, 2 centesimi di Pino De Mauro non sono mai stati ritirati da Pino De Mauro, e di questi Pino De Mauro ipotetici ce ne saranno a milioni di milioni. Sono soldi che vanno a finire da qualche parte, se li metti in tasca magari un mogol, perché la SIAE funziona così. Quindi ledere i diritti d'autore, il diritto d'autore è già leso per principio da una società che te li tiene e te li detiene. Uno dovrebbe essere libero di vendere la propria musica liberamente. Quindi se uno si limita a lamentarsi della crisi musicale dicendo perché il mio diritto è stato leso dal download abusivo, ti dico no, non è vero, è perché secondo me tu sei un pirla che dovevi andare in giro a suonare, perché un musicista, se deve guadagnarsi dei soldi, è come tutti quanti i mestieri, col sudore della propria fronte.
Ed è un discorso secondo me più meritocratico. È ovvio che se sei un personaggio lanciato nella televisione italiana, ti mettono sotto l'etichetta pop e ti cercano di vendere, e hai ovviamente riscontri, video e cose, articoli sui giornali, bella lì. Poi però quando vai a vedere i concerti sono 500 cazzoni che non gliene frega neanche niente, perché il pubblico non va a vedere quelle robe lì. Quelle vanno bene per far capire al mondo che esistono, di fatto. Noi abbiamo questo gran vantaggio sugli altri, abbiamo capito che davvero sbattersi paga, e paga tantissimo. Siamo per fare quasi 80 date da febbraio, e ognuna di queste 80 date c'è stato almeno una adunata di un centinaio di persone pronte a dire: questa band qua forse mi rimarrà nel cuore. A noi dire: sì, vogliamo rimanervi nel cuore. Googolando un po' in giro su internet eccetera, ho sentito insomma di questa vostra filosofia un po' nichilista, cioè più che nichilista, questo vivere il presente, non pianificare, perché so che appunto, come forse accennato, il vostro primo album avevate magari messo in preventivo che potesse magari essere anche l'ultimo album, e invece con questa, insomma, questa filosofia anche abbastanza proficua, perché dal 2007 al 2009 sono tre le vostre, già sono tre pubblicazioni, insomma. Vabbè, io penso che sia proprio, cioè, noi siamo già nati, si parla tanto di precariato, della parola proprio precario, noi siamo già nati in un mondo precario, siamo nati in un mondo dove io non ti posso dire che cosa farò il settembre prossimo, ma non te lo posso dire, ma non lo so proprio, non so neanche in che parte del mondo sarò, non so se, spero di essere ancora con loro, ma è proprio troppo in là, la mia testa non ci arriva, quindi è necessario proprio arrivare a ragionare così per poter veramente sopravvivere e essere contenti, e dall'altra parte ti permette di fare tutti i concerti e tutte le cose che fai come se fossero le ultime, sempre, e avere, noi dall'altra parte abbiamo anche pochi ricordi, cioè siamo gente che non sta troppo dietro a rivedersi le cose, farsi video e guarda quella volta lì, non c'è tempo, hai un mese di storia dietro e un mese di storia davanti, prima c'è la nebbia e dopo c'è la nebbia, tutto qua. Un'altra domanda volevo chiedervi: che tipo di soddisfazione può dare il fatto che voi componete dei testi, non magari come altri gruppi che sono piuttosto intimisti, ma comunque sollevate comunque delle problematiche sociali, e avere appunto determinato riscontro, essere recensiti anche magari dagli stessi giornali del potere, per esempio Corriere della Sera, Corriere.it, insomma, cioè la vostra voce arriva anche a loro, arriva anche in alto, insomma. Ma io credo che, poi per carità, il fatto che l'informazione che tratta, anzi dovrebbe trattare dei temi, le materie sociali, i diritti in qualche modo, dovrebbe occuparsene la stampa, il fatto che magari non venga fatto sempre in una maniera chiara o precisa o onesta anche, fa sì che noi nel momento in cui solleviamo un polverone poi ci ritroviamo a gestirlo davanti a un sacco di persone che non credevamo si facessero avanti. Abbiamo dei fan della Lega, abbiamo dei fan anche di estrema destra, scopo. Quindi la materia sociale è una materia che non ha assolutamente un colore. Basta pensi che ci si chiede, i voti che sono passati a Lega venivano dall'ex rifondazione, sono per la maggior parte cazzate secondo me, però che ci siano degli oggettivi problemi in un paese che non dà possibilità a nessuno e che sta cercando ancora di raccontar palle sul fatto di potergliele dare, inevitabilmente lì è il nocciolo duro della questione, e il fatto di farlo con la musica è la cosa più intelligente che si possa farlo, perché nessuno ti volterà mai le spalle, ti diranno sempre sì, serve. Il problema è che le ambizioni di una band magari un giorno sono anche quelle di fare non per forza il menagramo che sta lì a dire guarda cosa non va, ma passare a una fase più utile, e quello è quello che abbiamo cercato di fare con tempi bui. Dall'altra parte penso che, nel senso, a un certo punto è passata questa cosa del fatto che noi mettiamo molto mondo, molta realtà nei testi, in testi che spesso non parlano direttamente di quello, nel senso che pezzi come La voglio anch'io una base a Vicenza non stanno parlando del problema della base a Vicenza,
cioè stanno parlando quello di un certo tipo di quasi di imperialismo personale, di quello che uno ha quando è con un SUV in coda nel traffico, sta parlando del fatto di quanto serva velocizzare certi processi nel mondo, cosa serve arrivare in un'ora da Milano a Bologna, cioè se serve davvero arrivare in un'ora da Milano a Bologna o se non andava bene anche prima quando ci mettevi 2 ore. Quindi in realtà io penso che anche un testo molto intimo possa essere molto politico. Non è tanto la materia trattata. Tu anche nel parlare di un amore perso fai vedere una tua visione del mondo, fai vedere una tua visione dei rapporti. Io penso che la cosa più importante che noi stiamo cercando di fare è il far vedere che possano esistere dei rapporti tra le persone e quindi anche tra di noi sul palco, tra di noi con la gente con cui lavoriamo, tra di noi e tra le persone che ci sono davanti, dei rapporti diversi, basati su dei principi diversi da quelli del solito, basati su dei principi che non sono né di sinistra né cattolici né quant'altro, sono proprio dei rapporti nuovi sul quale far nascere proprio un terreno completamente nuovo. E questo è il punto, far nascere un nuovo modo di rapportarsi agli altri. In qualche modo è fare politica, però con un segno completamente diverso, perché noi non dobbiamo arrivare a nessuna poltrona, ecco. Penso che appunto la scelta di comporre i testi in italiano sia inevitabile, dovuto appunto anche appunto qualora il concetto non venisse completamente appreso, come in questo caso, o più o meno quando l'utente ascolta una canzone potrebbe prendere diverse sfaccettature del tuo testo, magari non comprenderlo particolarmente bene, non afferrare il senso. Ad esempio, notavo che sul vostro MySpace Tempi Bui ha 100.000 punte di ascolto. Forse anche, cosa pensi? Forse perché musicalmente forse la traccia, almeno fra quelle presentate, quella un po' più diversa, un po' più, forse un po' più soft, o magari che la gente sia proprio interessata al testo, quello che esprimi. Io credo che Tempi Bui sia un po' la chiusa e anche il manifesto di un disco che non è un vero e proprio concept album, però comunque è forse la sintesi di tutto quello che sono delle piccole fotografie di un paese che non sta certo cambiando le proprie regole del gioco, anzi se le cambierà pure in peggio. Noi non siamo certo paladini dello scrivere in italiano, nel senso che comunque veniamo da conoscenze musicali che sono tutt'altro che italiane. Il System of a Down, The Driving, Rage Against the Machine, che sono quelli politicizzati, facevano le stesse identiche cose magari nei loro paesi. Il discorso è, Tempi Bui è una canzone che oggi potrebbe essere forse cantata per altri 10 anni, per altri 1000 anni. Spero che la canteranno ancora per poco. Dall'altra parte penso che l'assunzione di un testo da parte del pubblico, di qualsiasi ascoltatore, sia un processo sul quale non può esistere un reale fraintendimento. Cioè io ti potrei spiegare il testo di quella canzone passo per passo, da cosa viene, qual è il riferimento a Brecht, un sacco di cose, ma se qualcuno capisce qualcos'altro, bene, cioè nel senso, il pezzo è di chi lo ascolta, il pezzo diventa di chi lo ascolta e ognuno ci proietterà sopra le sue cose. Non esiste un pezzo dove a un certo punto sei stato completamente frainteso, perché vuol dire che l'hai scritto male allora. Cioè, se scrivi, cioè quello che scrivo poi può essere letto a diversi livelli, a diversi strati, ma l'insieme, quello che arriva, è un pezzo sul diventare bui, quel pezzo, non è un pezzo sui tempi bui, cioè non è un pezzo di satira né di critica né di amarezza, è un pezzo su se stesso, sul diventare bui. E questo in generale arriva, al di là di come poi uno riuscirà a rispiegartelo, a ridirtelo, arriva. E comunque se anche arriva in una maniera diversa, sono testi dove sono cose mie personalissime o cose anche loro personalissime o nostre, che la gente fa personalissime rispetto a loro. E allora cosa gli dici? Vai a dire no, guarda che quella intendevo parlare di me. No, allora, cioè, qua stiamo scrivendo canzoni, non stiamo scrivendo un diario, ok? Quindi
in questo senso le canzoni sono proprio di tutte, quindi viva il fraintendimento. Per concludere volevo farvi una domanda un po' più banalotta: quelle vostre camicie le devo comprare ad Amsterdam, perché le mettete su merchandising, anche lì si fanno un sacco di soldi, sono introvabili. Paradossalmente per noi quelle giacche non sono costate nulla, le abbiamo trovate pagandole 10 euro l'una al mercato dei fiori di Amsterdam, anzi al mercato delle pulci di Amsterdam. E oggi c'è stato un momento alla fine delle registrazioni che abbiamo detto: proviamo a cercarne delle nuove. Ci siamo sbizzarriti in siti che vendevano delle copie anche più pregiate, ma a dei prezzi che non erano a misura d'uomo. Poi scopro che una misura d'uomo ce l'aveva Manuela Agnelli, che una di quelle se l'è comprata per fare il paese reale, che compara appunto con una giacca dei ministri. Però non, finché ci sono, rimangano quelle. L'unica cosa che può essere rimasta davvero dei soldi sono finiti, che abbiamo i nostri vestiti. E appunto si è aperto anche un contenzioso, prima voi e Coldplay? Assolutamente prima noi, assolutamente prima. Ma i Coldplay l'hanno fatto per il tour di Viva la Vida, sì, comunque, sì. Che è del 2000 e... L'anno scorso. Noi siamo in giro da 3 anni, presto è fatto. Però allora le paternità sulle cose, si può andare indietro fino ad Adamant, fino ai Beatles, fino... Che bello che sia. Mi hanno detto che devo salutare Sirio da Lodi, di guardarlo dritto negli occhi. Ciao Sirio. Ringraziamo i ministri, gentilissimi, grazie ragazzi. Per chi volesse visitare il loro MySpace, basta che digita ministri su myspace.com, sente le loro tracce, un po' di bio, alcune loro informazioni e le loro date. Grazie mille ragazzi, buon festoria. Allora, sempre qui al Festoria, 4 settembre, siamo qui con 3 componenti dei The Unders, il gruppo che aprirà questa serata. Cominciamo a presentarli subito. Allora, ciao, io sono Davide, o Nano per gli amici degli Unders. Io sono Federico, per gli amici Monte. E io sono il Boccia, per gli amici Boccia. Allora, un gruppo, i ragazzi sono di Settimo Milanese, se non sbaglio. È una formazione iniziata nel 2001, vero? Sì, 2001. E siete 6 componenti. Eravamo in 7, poi un fiato l'abbiamo lasciato. Allora, cioè, diciamo che ha preso un'altra strada, ecco, quindi. Su una formazione così corposa, insomma, come è nato il gruppo? Se ne siete nati tutti assieme, un agglomerato che si è creato mano a mano? Allora, il gruppo si è creato mano a mano. Diciamo che anche il genere musicale è iniziato diversamente. Prima facevamo un ska rock, che poi piano piano si è evoluto più sul rock, fino a fare l'ultimo album, che è definitivamente rock. E, abbiamo Fede come tromba, che però usa la sezione insieme alle tastiere come fiati. Vabbè, poi sono chitarra e voce, lui il batterista, il Boccia, poi ci sono gli altri membri che sono di là a mangiare la faccia nostra. No, niente, l'ultimo disco, Whispering Souls, l'abbiamo finito di registrare a maggio e a giugno è uscito. In teoria a fine settembre dovrebbe essere in tutti i negozi distribuito Venus. L'etichetta è ancora da decidere, ci sono in ballo un paio di proposte e niente. Sì, appunto, sapevo, mi sono abbastanza informato e ho visto che avete cominciato appunto con lo ska, ho visto anche il vostro sito, non è molto aggiornato, ah, MySpace. Cioè, guarda, voglio dire una cosa, il punto IT non guardatelo perché è bloccato lì da 6 anni almeno, non riusciamo a farlo scurare. Sì, infatti avevo visto che era ancora alla fase ska. Sì, e appunto sapevo che avete fatto questo processo evolutivo, insomma siete arrivati al rock, alcune... parentesi elettroniche, ho visto sperimentazioni. Sperimentiamo parecchio, non facciamo delle scelte per influenze esterne, ma per gusti propri, ci spostiamo dove ci porta, diciamo, l'ispirazione, ecco, tutto qua. Non abbiamo mai un genere fisso, non rineghiamo il passato, anzi, ne siamo contenti e continuiamo così, vediamo fino a dove arriveremo.
in sei componenti, come riuscite a tenere insomma sei test d'accordo? Chi fa i testi, chi fa le canzoni, se ci sono degli screzi fra di voi? No, screzi non ce ne sono. Vabbè, i pezzi principalmente li compongo io perché sono la linea vocale, quindi principale. Poi sopra, diciamo, al pezzo crudo li costruiamo tutto il resto. I testi di quest'album sono stati lavorati insieme a un ragazzo che si chiama Marco Signorini, che ha vissuto per 5 anni in Australia e mi ha dato una mano nella traduzione dei testi. Poi vabbè, sono stati revisionati da un ragazzo di New York, quindi comunque sono corretti. E la scelta dell'inglese ovviamente perché ci piacerebbe anche andare all'estero, non solo rimanere in Italia, anche perché comunque sappiamo com'è un po' la realtà italiana. Ci sono due pezzi in italiano nel disco, beh, quelli, i testi sono miei ovviamente. E niente, no, screzi non ce ne sono, ovviamente come in tutte le band c'è chi fa un po' di più, c'è chi fa un po' di meno, quindi quelli che fanno un po' di meno gli si bastona un po', però non si, alla fine non si conclude niente, quindi vabbè, è sempre un po' così, però non ci sono screzi, andiamo d'accordissimo. Appunto, la scelta di fare i testi in inglese è abbastanza coraggiosa, in quanto in Italia insomma i gruppi italiani che compongono in inglese vengono di solito snobbati, magari proprio chi ascolta della musica in inglese non si accorge neanche che tanti gruppi vengono dall'estero, non sono madrelingua e compongono appunto in lingua straniera. In Italia funziona diversamente, voi vi siete comunque nonostante buttati sull'inglese. Sì, noi ci siamo, diciamo che ci proviamo e... ma anche per una questione sonora, comunque l'inglese ha certe frequenze e secondo me certe parole che stanno meglio su un certo tipo di pezzo rispetto a un altro tipo di canzone. Ci sono canzoni che mi vengono fuori in italiano perché su quel tipo di accordi sta bene proprio l'italiano, e altre appunto nascono in inglese perché si sente proprio che la parola suona meglio in inglese. Okay, la scelta è anche perché ci piacerebbe proprio girare anche all'estero, non rimanere qua. È un'ultima curiosità, ho visto che The Anders sarebbe la traduzione di Sottone. È una traduzione maccheronica o si dice veramente così? No, penso che sia una traduzione maccheronica. Anzi, perché una volta ci hanno detto che voleva dire anche i minorati, quindi vabbè, però... Sì. E insomma, chi fosse interessato a sentire i ragazzi sul loro MySpace... digitate The Anders, ci sono delle loro tracce, la loro bio. A breve ci sarà il MySpace theanders.com aggiornato, il .it cercheremo di farlo scorrere oppure metteremo un pulsante che porterà direttamente a .com. Per ora potete trovare appunto le canzoni sul nostro MySpace, anche un nostro video che abbiamo fatto ultimamente, però del disco vecchio. È l'unico pezzo rock del disco vecchio che diciamo fa da ponte al disco nuovo. E niente, è tutto qua. Ringraziamo per l'intervista dei ragazzi e vi auguriamo un buon Festoria. Grazie mille, rock and roll a tutti, grazie. Ciao. Ancora.